Certe volte nella vita le cose non vanno come vorremmo noi. Per esempio, noi con l'associazione Melanoma Day avevamo organizzato proprio per sabato 28 marzo il Melanoma Day, un evento incredibile, bellissimo, che io organizzo in memoria del mio papà. Ho perso papà di melanoma e affinché ciò non si ripeta mai più per tante altre persone, facciamo questo evento che al mattino ha un convegno di divulgazione scientifica durante il quale parliamo di come difenderci dalle fake news in medicina. In questi tempi ne stiamo sentendo tantissime sul coronavirus. Poi parliamo di come prevenire il melanoma. Cosa possiamo fare noi per evitare che questo ci accada o per diagnosticarlo precocemente? E poi il pomeriggio passiamo dalla teoria alla pratica e quindi facciamo centinaia di visite dermatologiche gratuite a tantissime persone. Pensate che l'anno scorso abbiamo trovato decine di lesioni sospette e anche qualche melanoma, per fortuna preso in tempo. Ecco, con il Melanoma Day noi vogliamo fare la differenza e raccogliamo fondi per il premio di laurea Silvio Pistore, ovvero un premio che diamo a chi si laurea in medicina con una tesi in dermatologia e ha studiato proprio il melanoma, perché noi crediamo che dobbiamo investire nella formazione dei giovani medici. Ma tutto questo, come sapete, non è possibile. Non è possibile per ora, almeno, perché quando usciremo da questa brutta situazione, e ne usciremo, allora torneremo a fare il Melanoma Day e torneremo ad incontrarci. Ma finché questo non accade, noi non accettiamo di arrenderci. Il Melanoma Day non si ferma. E così, se ci impediscono di fare un giorno di Melanoma Day, noi faremo una settimana di Melanoma Day. E lo faremo durante la Melanoma Web Week. Una settimana intera di eventi sulla dermatologia, sulla medicina e sulle bufale in medicina che faremo da lunedì a sabato. Sarà una settimana incredibile in cui ogni giorno avremo in diretta una persona speciale. Avremo i migliori divulgatori scientifici d'Italia, dermatologi fantastici, professori universitari, ricercatori che ci parleranno di prevenzione del melanoma, di prevenzione delle malattie, di salute della pelle, di cosmesi e ci parleranno di come riconoscere le bufale. È un programma ricchissimo. Inizieremo lunedì con MySkin, il portale più noto in Italia sulla dermatologia. Ci saranno dei dermatologi professionisti che ci spiegheranno tutte le fake news sul melanoma e risponderanno a tutte le domande che più frequentemente ci viene da fare. Non lo so, ho una cicatrice perché mi hanno tolto un melanoma, ma non mi piace. Posso farci un tatuaggio sopra? Beh, nella diretta con MySkin parleremo proprio di questo e di tante altre cose. Il giorno dopo ci sarà Divagatrice, la famosissima biotecnologa Beatrice Mautino, che è autrice di tanti libri, parlerà proprio della cosmesi, quindi la scienza nascosta dietro i cosmetici. Questo è il titolo del suo libro e parleremo proprio di questo e sarà un intervento estremamente interessante. Mercoledì invece avremo la professoressa Maria Concetta Farnioli, professore ordinario di dermatologia all'Università dell'Aquila, segretario della Società Italiana di Dermatologia e soprattutto una straordinaria persona che ci parlerà di come prevenire il melanoma. Giovedì invece avremo Massimo Polidoro, il segretario nazionale del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo sulle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Massimo Polidoro è un giornalista, uno scrittore, un indagatore del mistero, una persona straordinaria e piacevolissima che ci insegnerà un po' come combattere le bufale utilizzando la scienza. E poi venerdì avremo Roberta Villa, Robby Ville, che ci sta guidando in questo momento di difficoltà con tutti i suoi consigli, con tutte le sue spiegazioni, con la sua grande divulgazione scientifica sul coronavirus. Lei è laureata in medicina ed è una giornalista scientifica con una carriera brillante alle spalle e ci parlerà proprio della comunicazione della scienza. E poi chiuderemo sabato con una persona straordinaria, Matt Bunker, Salvo Di Grazia. Il dottor Di Grazia è un medico, un ginecologo, famosissimo per questo blog nel quale lui smonta le bufale in medicina, ha scritto diversi libri a riguardo e sarà con noi proprio per imparare a difenderci insieme
dalle bufale in ambito medico. Il melanoma dei non si ferma, e non si fermano purtroppo neanche le altre malattie. Non c'è solo il coronavirus. È per questo che noi abbiamo pensato di fare questa settimana tutti insieme, perché così saremo un po' meno soli, potremo stare uniti, online, a giusta distanza, e così, mentre il coronavirus lentamente ci abbandona, noi intanto possiamo fare corretta informazione scientifica e possiamo sentirci tutti quanti insieme. Ovviamente, durante l'evento sarà possibile anche fare delle donazioni. Queste donazioni andranno, come vi ho raccontato all'inizio, a sostenere le borse di studio per i giovani medici che noi eroghiamo con la nostra associazione in collaborazione con la Scuola Dermatologica Sergio Chimenti, che è una fondazione in memoria di questo straordinario dermatologo, tra i cui soci fondatori c'è la professoressa Farnioli. Vi aspetto per le dirette, le troverete sul mio profilo Facebook, sul mio profilo Instagram, sul mio canale YouTube. Ognuno andrà in diretta su un canale diverso, quindi vi invito a guardare attentamente il programma per scoprire a che ora e dove ci troverete. Vi aspetto!